Ciao Giova. L'hanno già richiamata la classe del 59? No, perché la Pinotti ha detto che ha 5.000 uomini pronti a partire. 5.001. Ti rendi conto, Giova, che se continua con questo atteggiamento di guerra, la Pinotti va a finire che mi ritrovo in trincea con Pagnoncelli? Io non so se Pagno se la sente, però io ho fatto il militare in marina sulla nave Pioppo. Ho pelato più patate di cracco. Se la patria me lo chiede, io li bombardo col purè. Cazzarola, ma 5.000 uomini pronti! Pinot! Pinot! Sono di Genova, la conosco, la vecchia Pinotti. Pinotti, se c'hai 5.000 uomini pronti, e fagli riparare le scuole, che quelle non sono pronte. E nemmeno la Pinotti mi sembra tanto pronta. Nemmeno la Pinotti mi sembra tanto pronta! Quando si è presentata alle primarie per fare il sindaco di Genova, è arrivata terza su tre. Terza su tre. Cosa fa? Perde le primarie col PD e vince con l'ISIS? Non c'è logica, non c'è logica. Capisci, Giova? Sembra un personaggio di un duo comico. Hai presente Gianni e Pinotto? Ecco, noi abbiamo Renzi e Pinotti. Ah no, scusami, no, perché veramente sono un trio. Non vorrei che si offendesse Gentiloni. Per Gentiloni è un momento magico. L'ISIS l'ha citato. Prima Gentiloni non se lo cagava nessuno, ma non nel mondo, no, no, ma nemmeno nel suo condominio. Per tutti Gentiloni era quello del quarto piano con gli occhiali. L'altro ieri Gentiloni ha detto che l'Italia è pronta a combattere in un quadro di legalità internazionale. Gentiloni, ma se tra mafia, camorra e 'ndrangheta non sappiano nemmeno cosa sia la legalità nazionale? E quelli dell'ISIS l'hanno chiamato ministro crociato. ISIS, casomai scudo crociato. Ora, ricapitolando, tu guarda da chi dipende, Giova, la nostra sicurezza nazionale. La Pinotti faceva il capo scout e Gentiloni nel suo curriculum ci ha scritto capo ufficio stampa di Rutelli. Capo ufficio stampa di Rutelli. Che già se sei Rutelli non conti un cazzo, no? Figurati se sei in ufficio stampa! Io, Giova, io mi chiedo solo cosa ci è preso. La settimana scorsa eravamo a un passo dalla guerra con la Russia e ora vogliamo invadere la Libia. Chiunque ci venda del gas, noi lo attacchiamo. Ma non possiamo attaccare un paese che produce ananas. L'hai mai vista una caldaia che va a ananas? Gli antichi romani, sulle mappe, sopra l'Africa, ci scrivevano «Hic sunt leones», «Là ci sono i leoni», «Meglio starci alla larga». Sull'Italia, invece, vale sempre la scritta originaria «Hic sunt coiones». Comunque, Giova, che ansia che a me mette la paura la parola «guerra». Che ansia! Sono quelle parole che ti terrorizzano solo a pronunciarle, no? Guerra, carestia, pestilenza, lotito. Sono quelle parole lì che ti danno... Ragazzi, l'ISIS fa paura a tutti. A tutti! Nemmeno Grillo, nemmeno lui è tranquillo. Dammi un po' L'altra volta l'hanno visto in giro che diceva: ma lì ragazzi, questa gente qua è ferocissima. Ma lì vogliono il caos. Lanciano messaggi terribili sul web. Non si alleano con nessuno. Eliminano tutti quelli che non la pensano come loro. E sono anche comandati da un pazzo invasato con la barba che urla. Ci stanno copiando, porca puttana! È una guerra! Stiamo tranquilli però, manteniamo la calma, non facciamoci prendere dal panico. Oggi ho letto sul giornale che per la Libia abbiamo un'arma segreta. No, non gli F-35,
uno del 35, Prodi, Romano Prodi. Si parla di lui come mediatore ONU. Manderanno Prodi a parlare con l'ISIS. Che merdacce che sono quelli del PD, cazzo. Hanno trovato il modo per farlo fuori. Certo che Prodi, comunque, guarda. Guarda, però, Giova, sai che Prodi che parla col califfo, sai che non è male. Perché gli americani ci manderebbero un drone. Noi ci mandiamo un dorme. Calma, califfo. Stiamo calmi. Parliamo. Adesso ci mettiamo comodi su questi tappeti. Ci sfondiamo di camomille e contiamo i cammelli. Un cammello, due cammelli, tre cammelli. Mi stavo addormentando adesso, mentre facevo Prodi. Tra l'altro, ora voglio dire, mandare a trattare coi musulmani uno che viene chiamato mortadella è già sacrilegio in partenza. Io però ti giuro, Giova, che mi chiedo... Giova, io però ti giuro... Io, ma sono uno stolto io, mi chiedo, ma perché abbiamo spodestato Gheddafi? Guarda che finché c'era lui, la situazione era sotto controllo. Sì, lo so, era un feroce tiranno, però non è che adesso in Libia sia arrivato Don Sturzo. Iraq, Libia, Afghanistan, Somalia, ogni volta che l'Occidente va a sistemare le cose, lascia un casino peggio di quello che c'era. È come chiamare l'idraulico per una perdita e lui ti fa saltare il bagno col napalm. Ho capito che non perde più, ma adesso vivo in una tenda. In ogni caso, ieri, Renzi ha frenato i suoi ministri. Ha detto, servono saggezza e buonsenso. Tutto giusto, Matteo. Ma secondo te, se in questo paese ci fossero saggezza e buon senso, obiettivamente, tu saresti premier? E a proposito di saggezza e buon senso, che lo vedevo ridere, buonasera Salvini. Ecco, io vorrei chiudere con Salvini, perché ti spiego. Giova, Salvini è un grande e io probabilmente l'ho sottovalutato in questo ultimo anno, perché lui dice cose interessanti, importanti. Ha detto che, per esempio, i migranti dobbiamo salvarli in mare, ma non farli sbarcare. Non puoi farli sbarcare, li salvi in mare. Io credo che solo un grande uomo possa dire una cosa del genere. Ha ragione. Li salvi e poi li metti su delle chiatte in mezzo al mare, fai come una specie così, una specie di, cazzo non so, di barriera corallina, è la famosa barriera clandestina, li lasci lì, sai, sulla barriera, no? Li lasci al largo, sperando che passi Schettino e ci risolva il problema. Madonna, gaccumbolato!